tornato a trovarci e mi ha gradito, insomma, dare il benvenuto al nostro esperto, tra virgolette, di frutta, di truffe, il dottor Manlio D'Agostino. Buongiorno Clara. Buongiorno. E allora, oggi di che cosa vogliamo parlare? Perché, insomma, lo sappiamo che questo mare magnum di problemi che nascono quando ci si fida, può accadere a tutti, insomma. Ci fidiamo di chi apparentemente ci propone qualcosa di allettante, ci fidiamo magari di chi ci dà la soluzione a un problema e quindi molto spesso ci ritroviamo in una condizione di accettare anche psicologicamente qualunque proposta anche strana che ci arriva. Anche strana che ci arriva. Oggi potremmo accennare un po' a un tema che spesso è capitato, soprattutto a chi ha un computer, a chi naviga su internet, a chi riceve delle poste elettroniche. Ogni tanto arriva qualche posta elettronica un po' strana, un po' particolare, che soprattutto leggiamo con particolare interesse, perché sono quelle informazioni che poi cominciano a entrare nei nostri ricordi, nella nostra storia personale. Email da parte di sconosciuti che ci dicono che abbiamo vinto un premio, che abbiamo vinto un'eredità, che ci aspetta qualcosa di realmente allettante, siamo stati estratti a sorte per ricevere una grossa somma in denaro o un viaggio. Un premio, un viaggio, è vero, qualche volta tanto è capitato anche a me. Quelle cose che noi diciamo, ma quando è che mi sono iscritto oppure chi è che mi ha contattato? Beh, attenzione, perché queste email spesso nascondono un'altra truffa, una di quelle subdole, di quelle che poi alla fine rischiano veramente di lasciare una grande scottatura. Ci chiedono sostanzialmente di dare tutta una serie di informazioni, di aderire sostanzialmente a questa proposta molto allettante, ma soprattutto dopo poco tempo, dopo un minimo, diciamo, di trattativa, dopo un minimo scambio, che molto spesso avviene su email, quindi non abbiamo mai un contatto diretto con questo interlocutore, molto spesso straniero, ci chiede di bonificare, quindi di trasferire delle somme su un conto corrente, e questo viene giustificato con il pagamento di commissioni, di competenze, di spese legali. Attenzione, perché queste spese sono assolutamente inesistenti e nel momento in cui noi paghiamo non siamo poi più nella condizione di poter riottenere il ristorno. Quindi, dottor D'Agostino, lei, certo, mi faceva riferimento prima, ad esempio, il caso in cui una vincita, poi comunque ci addirittura, ecco, il bonifico arriva sul nostro conto. C'è un caso, ad esempio, molto pericoloso. In alcune circostanze ci dicono, in queste email, in questi scambi epistolari, anche se elettronici, ci dicono: guarda che hai vinto normalmente somme anche di non grandissima entità, i 5, i 6, i 10 mila euro, che sono significative ma non sono centinaia di migliaia, certo, di euro. E ti dicono: dammi un IBAN, dammi le coordinate bancarie e arriva un bonifico. Appena è arrivato il bonifico, dopo qualche giorno, riscrivono e ti dicono: oh guardi, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto un errore, non era lei il destinatario, però la risarciamo comunque delle spese che ha sostenuto, le lasciamo qualche centinaio di euro, però ci ribonifichi queste somme su un altro conto. Questa, attenzione, perché è una cosa molto pericolosa, perché nel momento in cui da noi, dal nostro conto, transitano delle somme, noi abbiamo occultato, abbiamo nascosto un transito di denaro. Purtroppo questo si può configurare come reato di riciclaggio. E quindi anche persone che sono assolutamente ignare, sono in buona fede, certo, rischiano, certo, di trovarsi quantomeno in un'indagine per aver riciclato soldi derivanti dalla criminalità organizzata. E queste, purtroppo, email sono molto frequenti. Si possono riconoscere perché il destinatario non è chiaro, normalmente la composizione dell'indirizzo email è una composizione strana, fatta da tante lettere, tanti numeri, ma non c'è un nome ben determinato. Arrivano in lingua italiana o pseudotale, con dei caratteri che uno li guarda e dice: ma cos'è questo disegno? Perché al posto della E accentata magari c'è un ologramma, c'è qualche nota particolare. Quindi al cittadino, alla persona,
soprattutto se è meno avvezza a stare attenta a quello che sono i procedimenti informatici, si consiglia, si suggerisce di guardare attentamente tutto quello che c'è scritto, la composizione dell'email, e di non farsi ingannare da messaggi eccessivamente, e sottolineo, eccessivamente interessanti da un punto di vista di un guadagno troppo veloce e troppo immediato, perché lì si potrebbe celare anche una truffa e, ripeto, col rischio poi di restare anche coinvolti involontariamente, anche se poi andrà a finire bene, ma in un'indagine per qualche reato più grave. Addirittura, certo, in questo caso potremmo essere addirittura passibili poi anche di sanzioni, certo, magari non di carattere penale, ma intanto sostenere un processo ha un costo. Certo. E poi comunque di una sanzione di carattere amministrativo, dove toccherebbe pagare quello che poi è una multa. Nel caso comunque dovessimo ricevere questi messaggi un po' strani, un po' inquietanti, dottore D'Agostino, secondo lei a chi ci dobbiamo rivolgere? Ma guardi, ormai la polizia postale, il GAT della Guardia di Finanza, sì, ci sono moltissime forze dell'ordine che seguono in maniera attenta questi fenomeni e che hanno anche l'elenco, perché poi queste mail sono abbastanza massive, vengono mandate a tanti soggetti, hanno già un elenco abbastanza corposo di provenienza, quindi io mi rivolgerei immediatamente a quello che sono le forze dell'ordine, sì, anche solo per notificare, in maniera tale anche da aggiungere a questo elenco di soggetti controllati questo indirizzo sospetto. E poi mi rivolgerei comunque o a un'associazione di consumatori piuttosto che a un notaio, perché per queste vicende c'è sempre la necessità di una tutela professionale. E ricordiamo naturalmente che può accadere per posta elettronica di avere notizie del lontano parente che si è ricordato di noi, ma può anche accadere che qualcuno ci fermi per la strada con le stesse richieste, magari dice io devo sto partendo, allora nel frattempo pagami qualche spesa, perché qualche poi emergenza, piuttosto che dire guarda che c'è magari la persona anziana, gli si dice guarda che c'è tua figlia o tuo figlio che ha una immediata impellente, con questa fretta già è sempre, certo, sospetto, urgenza, e quindi c'è bisogno di portare soldi contanti. Normalmente si accontentano di qualunque cifra. Cosa hai addosso? È vero. Allora non è più i 500, i 1000, i 300, è qualunque cosa tu abbia a disposizione immediatamente. Allora lì bisogna fare attenzione. Se fa riferimento a un familiare o un parente, ad un amico che io conosco, non lasciatelo chiamare a qualcun altro, all'interlocutore, che molto spesso poi è ben organizzato e quindi nei dintorni ha i suoi compari, quindi sono organizzazioni vere e proprie, sono truffatori di professione. Cerchiamo di contattare direttamente, cerchiamo di verificare direttamente la veridicità delle informazioni, mai attraverso terzi, perché la voce al telefono può essere camuffata, la voce al telefono soprattutto se è disturbata dal continuo parlare dell'interlocutore potrebbe essere fuorviante e non riconoscibile. Quindi sì, guardi, posso testimoniare personalmente, è accaduto a mio padre, appunto hanno detto mentre stava potando una siepe che c'era bisogno di 500 euro perché sua figlia deve pagare un computer. Ha provato a chiamarmi, ma immediatamente l'interlocutore si è fatto passare quella che dovevo essere io, almeno non ero io, ma insomma poi alla fine, ecco, queste persone sono pericolose, ricordiamolo, non date retta a nessuno disconosciuto.